questo qua l'ho comprata, raccontami la sua storia. L'avevo comprata nel 2010 dalla City Car di Pianezza, da Manzone, ciao che mi dice, conoscevo. E arrivava dall'America, c'era un medico di Duano che si era trasferito giù negli anni 90 e poi era tornato su nel 2010, era anziano, tornava in Lituania, l'ha lasciata poi in Italia a vendere e io l'ho comprata, macchina tedesca, questa è quindi europea, 260 cavalli, non è il 245 depotenziato per il mercato americano e niente. Poi dopo un ton di anni chiaramente queste macchine erano macchine sperimentali, privi turbo, senza intercooler, cioè 4 marce, ero pronto a fare la 5 ma ero sempre in sgommata, fare la 4. E poi quelli tu l'hai ripresa, era da sistemare? Ma no, andava, però non era granché. 3 anni fa ho deciso, ho cominciato a fumare leggermente, probabilmente non era mai stato toccato il motore. E allora gli ho rifatto totalmente il motore, la carrozzeria aveva qualche segno, l'abbiamo messa a posto. Chiaro, non è una macchina smontata da zero e rifatta tutta, però è una macchina rimessa a posto bene. La turbina spinge, il motore c'è, la carrozzeria è buona. È una macchina che non saprei darle i chilometri, sui 100.000 secondo me, perché guardando anche gli interni, l'usura dei pedali, l'usura di tutto, non è una macchina che ha fatto tanti chilometri. Avevo un 3.3 che era tutto disfatto, aveva più di 300.000 chilometri secondo me, mentre invece questa secondo me non ha i chilometri. Non è stata molto sfruttata, no, dai, sembra. Secondo me no, la mia idea è, poi non sono un tecnico, però se si prova si vede che tante cose, i gommini sono buoni, la leva non credo che sia stata cambiata, però non è stata usurata, anche il volante adesso a distanza comincia a avere un po' di, ma non usura, di vecchiaia, sì. Vissuto, dai, vissuto, ma non è per il consumo, per l'uso. E poi anche il tetto apribile. Il tetto apribile, certamente. Quando entra la turbina, quando entra comincia a spingere, sì, una goduria della Madonna. Cioè, a me ste turbo qua mi piace. Quelli di adesso, sì, sono pronti, potenti, tutto quello che vuoi. Hanno l'anti questo, ma queste per guidare questa roba qua deve. Ci vuole il manico, dai. Porca puttana. Io la 3.3 che era meno brutale di questa, la guidavo, senza andare al limite perché non sono pilota, ma questa ho paura. Quando entra la turbina, che sei in leggera curva, che senti che spinge, sembra subinare, ma sembra subinare che stia per. Cioè, sì. Stiamo caldi. Bisogna saperla portare questa, Sì, è una turbina che quando entra devi essere dritto, se sei storto c'è il rischio che vada veramente via. Col motore a sbalzo il rischio è questo, no. Non è tanti cavalli, e quando entrano sul motore a sbalzo. Dalla spinta. Allora vieni. Senza tirare tanto, proprio solo un minimo di tubo. Sì, già basta. Che roba, già entra. Però ragazzi, quando va il tutto, senti veramente la botta, quel calcio del culo, ti dà il colpo. Quelli che non guidano queste robe non possono capire gli autisti di adesso. No, è come far guidare un gruppo B a un pilota di rally di adesso, per carità, sarà anche belle più avanti, ma quelle macchine là, avevi il piede e i 500 che vanno. Però questa è una brutalità, la senti, per questa è l'unica, sta macchina qua, è più brutale del 3003. Il rodaggio di queste macchine qua era quasi d'obbligo, no? Hanno materiali delicati, sono macchine da 45 anni. Certo. Però hanno così. Il motore quanti chilometri ha adesso? Il motore ha 2000 km. Non ha 2000 km. Era 49,8, adesso è 51,8. Okay. Fatto un rodaggio a 120 all'ora, facendo la girata. Tranquilla, non usando la turbina. Certo che ha un rombo da paura, 6 cilindri, ragazzi. 6 cilindri micidiali. Io ho fatto un incidente con la 3.3. Io tiro solo fino a 5.000, Sì. Ancora non è ancora. Il rodaggio. Sì, voglio farla tenerla bene. Non sei a 100 all'ora, adesso. Lampo.
110. Tranquillo, sì, sì, va ancora. Avevo la 1,250, il bar arriva a 0,07. Che lì il bar, volendo, di legge, di regola è uscito di serie 0,8. Io ce l'ho 0,7. Per fare il rodaggio bene. Poi dopo la metto 0,8 come deve essere il bar. Per di più, sì, sì, sì. Ah, proprio in contromano. Accendi.